Di certo non siamo in Florida o in Messico e gli acquazzoni di questi giorni ad Alcamo non sono di certo lontanamente paragonabili agli hurricanes dell'Atlantico, eppure poco ci manca che gli effetti siano altrettanto devastanti. Fiumi che scorrono con impressionante forza e pressione ogni volta che la morfologia collinare alcamese ne presenti l'opportunità, eppure la colpa non sarebbe semplicemente attribuibile all'orografia del territorio, ma ad una grave inadempienza dell'assessorato all'ambiente di Vito Lombardo. Infatti i tombini, circa 6.000 caditoie nell'intera città, sarebbero tutti totalmente ostruiti a causa dei fanghi, depositi e altri soluti fognari. Le piogge dunque sarebbero solo una contingenza, tutt'altro che causa primaria degli inconvenienti del maltempo in materia di sicurezza delle nostre strade e viabilità. Il motivo per cui i tombini sarebbero ancora lontani dall'essere spurgati è il fatto che il comune non ha ancora provveduto a nominare le ditte locali che gestiscano questo tipo particolare di rifiuto. Infatti ogni rifiuto oggi viene classificato con codice CRE prima di essere affidato a un tipo specifico di discarica. I tecnici del comune avrebbero già provveduto ad effettuare le analisi delle sostanze ostruttive dei tombini, analisi effettuate dalla ditta castellamarese Ecologica Buffa, e tali fanghi avrebbero già un codice CRE 200-306. Con questi numeri gli uomini di Lombardo dovrebbero provvedere a selezionare le ditte per la gestione e smaltimento di tali rifiuti, un servizio che a quanto pare avrebbe un costo minimo per il comune, ben al di sotto dei 40.000 euro, un limite al di sotto del quale sarebbe possibile procedere con affidamento diretto, senza bisogno cioè di ricorrere alle gare di appalto. Eppure fino ad oggi, dopo discussioni e solleciti iniziati più di un mese fa, i dirigenti e i vertici dell'assessorato all'ambiente riferiscono che tale assegnazione non è ancora avvenuta. Sul motivo per cui tale decisione rimanga ancora in attesa non ci sono risposte certe, ma solo qualche speculazione. Forse non ci sarebbero ditte in grado di effettuare questo servizio, forse le ditte interpellate non avrebbero espresso un interesse ad effettuarlo, o forse la selezione non è neppure cominciata, dato che l'assessorato sarà interessato a breve da una rotazione di dirigenti, una contingenza che probabilmente rende i funzionari in uscita di fatto tutt'altro che funzionali.